buongiorno ragazzi, buongiorno mia family. Ciao a tutti. Sono qua con mia mamma, che per la prima volta in Olanda mi ha felicemente rapita e portata ad Amsterdam. E mia mamma ci tiene a dire che da qualche giorno, cosa che dici a tutti? Da qualche giorno in pensione. Ah, oh, ma no, credevo fosse un segreto. E lo dice a tutti. No, non dobbiamo dirlo un segreto. Ma follower non so se interessa. Non, certo che gli interessa, come no? Lo dice a tutti, mia mamma, a tutte le persone che incontra, gli dice, sai che sono in pensione? Abbiamo diverse cose prenotate oggi, tra cui la casa di Anna Frank. Se riesco vi farò qualche filmatino. Ma adesso, prima cosa, stiamo andando a pranzo nel Bayernkorf, nel centro commerciale, che c'è un self-service all'ultimo piano, molto carino. Il palazzo della regina qua. Bravo! Questo è il palazzo reale. No, ho chiesto a mia mamma se si ricordava come si chiama questa piazza. No, però si ricordava che questo è il palazzo reale. È bellissimo e gigantesco, infatti non sta neanche nell'inquadratura. E adesso stiamo andando, appunto, al centro commerciale, è lì. Amsterdam è finalmente strapiena di turisti, strapiena di gente. Sembra di essere tornati al pre-lockdown. Mamma, com'è? Strano non avere la mascherina da nessuna parte, neanche al chiuso? È strano. Perché mia mamma se la mette comunque. La bandiera olandese. Ci siamo quasi, questo è il centro commerciale. Che ha un sacco di roba, ragazzi, super interessante, ma oggi non facciamo shopping adesso andiamo a mangiare. Qui c'è Gucci, di Prada, qui c'è Louis Vuitton, c'è sempre una fila allucinante, vediamo se c'è la fila anche oggi. Poca. Notare che mia mamma sta incontrando tutte le persone che parlano italiano, è incredibile, l'autista di Uber che è venuto a prenderci in aeroporto, italiano perfetto, la ragazza qui in casa, italiano perfetto, cioè veramente, sono bravissime. Le trovo tutte io. E allora abbiamo preso, allora mia mamma ha preso un risotto con una salsa alle ostriche, che la ragazza non poteva crederci che non volesse altra roba su, che qui dovevo condire con mille spezie, mille robe su. Incredibile. E i piatti semplici per loro sono strani. E poi da bere mia mamma ha preso l'acqua frizzante, perché io ti ho proposto di provare il tè freddo frizzante, però non le ispira particolarmente. No, ma qui, ma qui è tipico, mamma. Qua è tipico. Lo so, però io non sono tipica ancora. Non sei tipica olandese. Non sono ancora tipica. Ok, buon appetito, mamma. Grazie. Io ho preso patatine fritte con un hamburger di soia, perché non mi andava di mangiare carne, questo è un pochino più leggero. E davvero ho preso una spremuta d'arancia. E poi abbiamo anche una Coca Zero. Rigorosamente con... Buon appetito a chi sta pranzando con me e Nicole. Buon appetito, dillo in inglese. Enjoy. Enjoy. All. Enjoy everything. Sì, everything. Ragazzi, notare la vista meravigliosa che c'è qui in questo ristorante, infatti super super consigliato. Guardate che meraviglia. Bellissimo, veramente bellissimo. E siamo arrivati davanti al museo di Anna Frank, questa è l'entrata, e ve l'avevo fatto vedere la casa in realtà è dall'altra parte, ma si entra di qua nel museo, c'è tutta una parte ovviamente iniziale e poi si entra nella casetta. Spero di poter filmare qualcosina, dubito, ma spero. Comunque sì, questa è l'entrata, finalmente l'hanno riaperto. Siamo nella casa di Anna Frank, stiamo salendo i gradini. Sono super ripidi. Abbiamo passato il pezzetto del museo e qui stiamo entrando proprio nella casa. Siamo nelle stanze prima del nascondiglio, questa era la casa delle persone che li aiutavano. Questa è la libreria,
Qui era una stanza, in realtà dietro c'è il nascondiglio. Si passa per di qua, dovevano nascondersi così. Triste, ma vera realtà neanche di tanto tempo fa. Da qui si entra, ecco, qui si nascondevano Anna Frank e tutta la sua famiglia. Ovviamente tutto buio, no? Perché non doveva vedersi niente da fuori, no? Quindi tutto barrato. Questa era la stanza di Anna Frank e tutte queste foto sono tutte le cose che lei si ritagliava dai giornali che le portavano e le appiccicava qua perché era convinta che una volta finita la guerra sarebbe tornata al mondo normale. Fa veramente impressione. Originale. Sì. Questo era il bagno. Che impressione. Dalle 8:30 di sera non potevano usare l'acqua, né per calare l'acqua del bagno, né usare il lavandino. Dovevano stare tutti fermi, altrimenti si sentiva. Penso che siano originali. Altre scale. Super, super ripide. Cioè, per favore non toccare. Il ripiano della cucina è originale. L'entrata nel campo di concentramento di Auschwitz. Il modello di com'era la casa. Nascondiglio, vedi la cucina con la stufa dove eravamo prima? Sì. La bicicletta appesa al muro. Fa molto riflettere, fa molto molto riflettere purtroppo. Conosci l'entrata che siamo passate prima, la libreria? Sì. Sì. L'entrata segreta. L'entrata segreta. Possiamo solo che imparare da questa bimba. Il rispetto per tutti. Sì. Cosa hai preso, mamma? Io sono una appassionata di penne. Allora, una penna molto importante. Questa adesso farà parte della mia collezione. Non si in bambù, ragazzi. Non si poteva non è a una... fuoco. Ok, adesso si vede. Non si poteva non avere. Ok, e poi? La penna. E poi per ecologia. Per fare la spesa. Ambiente, per fare la spesa, senza la plastica. La shopper. Questa la vedranno presto a Trieste. Mia mamma è l'unica a pavoneggiarsi con la borsa di Anna Frank a Trieste. Questa la vedranno a Trieste, tra non molto. Ragazze, venire qui fa molto riflettere, mette tanta tristezza, però fa veramente capire cosa è successo e cose che non debbono mai più ripetersi, mai più. Vai. E con vista sul canale... ho preso io un succo alla mela che non mi fa impazzire, ma c'era solo il tè frizzante o soda, Coca-Cola, roba del genere, non mi andava. E mia mamma ha preso un caffè dopo aver rotto le scatole alla ragazza povera perché le voleva un caffè. Per fortuna che qui sono tutti molto gentili, sì, è vero, molto pazienti. È stata molto... specialmente con le vecchie pensionate. Ecco, ecco. E l'ho sottolineiamo detto. Di l'ho nuovo detto, che l'ho detto. Ci sta, ci sta. E dopo il secondo le andava bene a mia mamma perché ha chiesto un caffè, le ha fatto una roba enorme e mia mamma invece vuole... Io mi accontento di tutto. Tranne che per il caffè. Gli italiani col caffè... Qui non possono sapere cos'è il gocciato. No, non mamma, no. Il problema è che... questa è l'unica cosa per la quale io non posso aiutare mia mamma, perché io il caffè non lo bevo, cioè bevo quelli di Starbucks. Sei stata bravissima. Però io non so, cioè quando ordino caffè non ho la minima idea di che cosa significhi qua
americano, poi hanno espresso, nero e americano. Cos'è americano? Non voglio saperlo. Comunque alla fine ci siamo riusciti. Com'è? Oddio, dalla faccia non è buono. Chi si accontenta? Diciamo che l'Olanda ha altre cose belle, ma non è che il caffè sia proprio tra queste, ecco. A me purtroppo piace il caffè. Ma il caffè italiano è ovvio, qua non sarà buono come da noi. No, cioè, è buono, diciamo che è buono, dai. Diciamo, da 1 a 10? Siamo sul 6. Solo perché ti filmo, se non sarebbe 3. Non so come, mia mamma voleva assolutamente trovare un ditale da cucito di Amsterdam e non so come l'ha trovato. Devo fare un regalo. L'ha trovato. Vorrei fare un regalo. Quale prendo? Sono tutti belli. Secondo me questo qua con la chiesetta mi piaceva. Questo? Che si vedono tipo gli alberi del canale, o sono questo col Palazzo Reale anche. Però questo mi piace più. Prendiamo questo, che hai buoni gusti. Fa vedere in videocamera, mamma. Sì. Vi piace? Secondo me è molto bello. È un ditale Amsterdam. Olandese. Devo fare un regalo, Nicole. Ma guarda quante belle cose, guarda questo. Sì. Ma è bellissimo, bellissimo. La bicicletta con le forme di formaggio, ah, mi io piace. Mi perderei ore qui. I mulini. Queste cosa sono? Specchi da borsetta. Specchi da borsetta? Sì. Guardiamo. C'è anche quello con Van Gogh. Siamo da Starbucks, io ho preso una limonata con fragola e açaí. E mia mamma ha preso un frappè alla fragola e le hanno messo anche la panna, anche se io ho detto no, lei la voleva, poi gliel'hanno messa. Era destino. Era destino. La panna mi corre dietro. Facciamo cin cin. E adesso siamo qua sul battello. Partiamo proprio di fronte all'Hard Rock Café. Ci hanno dato da brave turiste le cuffiette e ci collegheremo al numero 9 per ascoltare tutta la parte guidata in italiano. Molto carino che sul tavolo, notare il 14 che è il mio numero, ragazzi, e sul tavolo c'è la mappetta di Amsterdam. Troppo bello. Abbiamo dalle 5 dalle 6, perché questo è il boarding, tipo quando sali. Alle 6 partiamo e poi finisce alle 7:15. Bene, un'ora e un quarto. Bellissimo, un'ora e quarto ci faremo cullare dalle onde olandesi. Bellissimo. E siamo cullato. Siamo tornate a casa e qui c'è il vostro gattino, tutto bianco e un po' arancione. Ve l'ha detto lui. Quante coccole vuoi tu quando torno a casa, gatta Stellina? Fatti vedere anche tu, che sei mancata a tutti. Gatta Stellina ha appena fatto la pappa, quindi è contenta. Gatta Stellina, non ci stai là dentro. Audrey! Ah, il sedere fuori e solo le zampe davanti dentro nella borsa. Audrey! Gatta Stellina, che brava questa gatta scoiattolina. Ma non si fa così. Ciao gatta! E di nuovo. No, guardala. Oh, è aperto? No, ho cambiato idea. È troppo semplice, non è più una sfida, non mi interessa. Arrivederci. Pappe. Di nuovo mangiare, mamma mia gatta, io non riesco a tenerti a dieta, gatta Stellina. Ah no. Fai ciao, gatto Denver, che sei mancato a tutti. Fai ciao. Ciao miei fans. Mi siete mancati. Ma adesso io sono sazio e non faccio più tanti miau. Perché sono sazio, mi sono beccato le coccole. E basta.
Siamo tutti stanchi. Adesso sono contenta. A quest'ora. Effettivamente non sembra dalla luce che c'è, ma mancano 10 minuti alle 10. Lo so, è pazzesco. È stato veramente difficilissimo capire che è tardi la sera, ma questa è la luce che c'è in questo momento fuori, ragazzi. Ancora tantissima, che oggi è una bellissima giornata di sole e quindi c'è ancora tantissima, tantissima luce. Tra l'altro mia mamma ha fatto shopping oggi e ha preso, oltre alle cose da Anna Frank, anche due paia di scarpe. Rigorosamente devono essere sempre Adidas, giusto? I love. Io che compro... No, basta, è già stanco. Io che compro tutti i giochini del mondo Gatto Denver e poi lui gioca con il pezzetto di plastica, l'anellino di plastica delle bottiglie, io non lo so. Basta, però adesso è stanco, basta, altrimenti perde 0,1 di ciccia, quindi... No, mamma, però che tiri, scarsi. Ah, forse si alza. Eccolo, eccolo. Bravo Gatto Denver! Bravo Gatto Denver! Dov'è? Non lo so dov'è, non lo vedo. Non lo vedo. Dov'è? Che atleta! Che scatto! E per cena mangio la minestra che io chiamavo arancione da piccola. Ed è una minestra di patate e carote che ha fatto mia mamma, che mi mancava tantissimo. Ok ragazzi, momento skincare, i miei capelli sono un disastro, ma domani mattina li lavo. Adesso mi strucco in velocità e poi vado a nanna perché sono veramente stanchissima. Abbiamo avuto una giornata super 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 piena oggi, infatti anche il mio trucco è quello che è ormai a fine giornata, vado ad utilizzare per struccarmi l'acqua micellare di Garnier. Ho riscoperto questo prodotto da un po', questa è quella con il tappino rosa per le pelli delicate. Quindi mia family, io vi saluto qui, vi do un bacio gigantissimo, naturalmente siete pronti per l'abbraccio, venite qua! Che gli abbraccio forte forte forte. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì sempre alle 17:30 con un nuovo video. Bacio enorme, ciao.